Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Fantasy Maidens Odd Hideout. Allora, eccoci qua. Oggi finalmente andremo a scoprire l'ultimo finale. Ok, c'è sempre il ricordo del Carion, quindi saltiamolo via tutto e andiamo direttamente alle scelte. Forza, forza, forza. Allora, l'ultimo finale che ci manca è questo. Non lo so, quindi Bear non sa cosa fare. Non lo so. Che cosa dovrei fare? Qual è la scelta giusta? Cosa succederà se farò uno sbaglio? Dannazione! Che cosa devo pensare? Se solo non fossi nato in questa famiglia, sarei stato migliore. Che cosa sarebbe successo se io non fossi nato in questa famiglia? Voglio diventare una persona più forte. Fino a quando ero un cacciatore che voleva proteggere chiunque. Questo era il destino che è stato deciso per me. Quindi non posso scegliere per me stesso. Se io non fossi nato in questa famiglia, se io non fossi un cacciatore, che cosa sarei diventato? No, non va bene. Credo che devo prendere un'arma per domani. Si sta muovendo da solo. Ok, la pistola. Le loro pistole sono diverse da questa che è più ordinaria. Ma va bene dopo tutto. Le loro pistole non sono per gli animali, ma per Angie. Di sicuro loro punteranno le pistole contro di me. Cosa? Ok. Sempre Cinzia. Cinzia? Ehi, Bear. Credo che tu sia dispiaciuto o preoccupato per domani. Sembri quasi abbandonato. Hai abbandonato ogni cosa, non è vero? Sapevo che tu eri un debole dopo tutto. Ti senti sempre perso, così spaventato, così molto spaventato. Stai cercando di convincere te stesso ad essere più forte. Che sono spaventato. Quindi tu non ti arrenderai? No.
Sì, certo, io sono spaventato. Le mie mani tremano. E continuo a pensare come sarebbe stato bello se tutto fosse stato più facile. Non so se sto facendo la scelta giusta, ma... Ok, insomma, voglio fare qualcosa. Ok, rivedo sempre quell'immagine in cui Angie piange. Non voglio che accada più. Non voglio più vedere Angie piangere. Questo è il motivo per cui... Anche se Angie è un vampiro, ho visto questa ragazza piangere troppe volte. Capisco, capisco. Questo è grande. Beh? Ah, devo chiederti qualcosa. Questa ragazza che sta piangendo per tutto questo tempo, Angie, per favore, salvala per me. Perché la mia voce non la può raggiungere. Bear? Ti odio davvero. Cosa? Perché in realtà non vorrei chiederti una cosa del genere. Però non c'è nessun altro che può salvare Angie. Sarebbe stato molto meglio se io fossi rimasta viva. Cinzia? Mi dà un po' fastidio dirlo, ma... Anche secondo me sarebbe stato molto meglio se tu fossi stata ancora in vita. Ah? Beh, ma ci sono anche dei benefici nell'avere un fantasma. Eh? Tipo? Ah, ok, non devo diventare una sposa? E sposare... Ah, non devo sposare qualcuno come te, ma no! Ma cosa? Bear? Sicuramente Angie crede in te. D'accordo. Ok, Angie arriva qua. Ha trovato le chiavi. La controlliamo, sì. La controlliamo noi. Salvo, non ne ho idea. Salvo qua, nel 20. Andiamo. Si sta muovendo da sola. E possiamo andare. Siamo ancora qua. Questo posto. Ma se io tipo torno indietro? No, tanto per curiosità. No, mi sa che proprio torniamo indietro. E invece no. Ah, ok, no, è sempre... Oh, cambia nulla. Là. Siamo sempre qua. Questo è strano.
la luna è diventata rossa. E anche questo è inquietante. Oh, ci hanno trovato. D'accordo. Allora, questo l'abbiamo già visto nello scorso finale. Ok, è arrivato. Beh, corri via, Angie. Ok, lui non si sposta. Spostati, no. Ascolta, spostati, se no lo farai tu. Sparate allora! Cos'è? Ok, queste cose le abbiamo già lette, quindi andiamo avanti veloce. Ok, allora lei è scappata. E proviamo ad andare di qua, no? Ok, c'è sempre Cinzia. Angie? Ah, ma sono gli stessi dialoghi. Yes, sì, ok, questa cosa della voce l'abbiamo già vista. Ah, ma ci sono molte più cose. Ok, qui è diverso. Oh, d'accordo, allora. Qui c'è la cantilena. A pocket full of poisons, a tissue. We all fall down. Ah, ok, era la cantilena che Angie cantava insieme ad un certo Matthew. Lo possiamo fare ancora? Sei sempre così carina, non è vero, Angie? Voglio solo giocare ancora un po' con tutti quanti. Questo? Ok, questo è il calendario, diciamo. Ah, ok, quindi ora tu puoi capire. I bambini, a seconda del giorno in cui sono nati, a seconda del giorno della settimana in cui sono nati, puoi capire da cosa dipendono. Allora, Anna è nata il mercoledì, era piena di dolore, e Olivia è nata il venerdì. Sì. Lei era come tutti gli altri. Quindi era un'altra storiella che aveva scritto. Giusto, perché quando Bear ha letto il libro aveva detto che questa era la scrittura di Angie, l'ha scritta lei. E allora anche il calendario. Aspetta, eh sì, anche il calendario l'aveva scritto lei. Madre? Oh, forse ora si rende conto di essere un vampiro. Ok, queste cose le abbiamo già lette. Sì, va bene. Sì, ok. C'è qualcos'altro? Ah, forse è questo tipo qua? Stai andando al. Ah, è una canzone! Ok, è una canzone. Bear, che cos'è questa canzone? È chiamata Scarborough Fair. Mio padre me l'ha insegnata. Che canzone curiosa! È una canzone triste. Non capisco cosa voglia dire. Ma papà dice che è una canzone che gli ricorda il passato. Gli ricorda il passato?
Ah, è ok, possiamo muoverci. E quindi? Questo? No. E qui c'è la voce che la chiama. E quindi che ho cosa? Angie, per favore, svegliati! Ok, d'accordo, qui lei si rende conto di quello che ha fatto, insomma. Ho come sospetto che le fatine in realtà erano dei bambini che Angie ha ucciso quando è diventato un vampiro. Un anno fa ho ucciso mio padre, mia madre e tutti i bambini del villaggio. No! E alla fine di tutto ciò ho ucciso la mia cara amica Cinzia. Quando ho realizzato i miei crimini, non riuscivo a sopportarne il peso. Avrei tanto voluto che non fosse successo nulla e quindi ho trasformato tutto in una fantasia. E allora sì, mi sa proprio che le fatine erano i bambini. Io sono molto debole. Così tanto che non potevo accettare ciò che avevo fatto. Mio padre, mia madre, Cinzia e tutti quanti. Ho strappato via i loro futuri. Mi dispiace. Angie? Devi accettare, insomma, quello che hai fatto e perdona te stessa. E poi usa lo specchio della salvezza. Ok, Angie, per favore, non piangere così. Andrà tutto bene. Nessuno ti sta criticando. Ti vogliono solo uccidere, ma. Oh no, ma l'hanno catturato ancora. Ok, è una speciale corda. Andiamo avanti. Che cosa? No! Ma cosa? Sembra. Questo sembra così simile a quella volta. Esattamente quello. Quando mia madre e i parenti di Angie sono morti. Ah, sono ancora. Non sono ancora in grado di fare qualcosa. Posso solo guardare. Proprio come quella volta. Questo perché è questo il mio destino. Per favore, no! Non voglio rifare questo ancora. Ma scusami, ma non puoi usare il coltello? Forse uccidere i vampiri è la cosa giusta da fare.
Ma sono soddisfatto di questa cosa? In quella prima volta, chi è che ha deciso, quale sarebbe stata la cosa giusta? E poi, perché è questo il ruolo di un cacciatore? Se è così, voglio rompere questo ruolo. Se è questo ciò che io voglio, allora è giusto fare la cosa sbagliata. Senza preoccuparsi delle piccole cose. Dovrò fare solo quello che voglio fare. E quindi? Voglio vedere se riesco a cambiare il mio destino. Ok, sta tagliando le corde col coltello. Eh? Mister D? Mi sa proprio di sì. Gli ha sparato, ma ovviamente non l'ha preso. Allora, ok. Queste cose le abbiamo già lette, quindi andiamo pure avanti. Quindi, che ne dici di diventare responsabile e lasciar perdere tutto? Non importa, anche se non riuscirò a fare qualcosa. Ah? Non importa se non c'è alcun significato dietro a tutto questo. Io sto facendo quello che devo fare. Semplicemente perché voglio farlo. Voglio vedere se io posso credere nel sentiero, nella strada che ho scelto. Ah? Crescere e diventare più forte. Questo è giusto. Se penso a questo, lo avevo già deciso molto tempo fa, di proteggere Angie. Non importa se Angie è umana o un vampiro. Se riuscirò, se ce la farò, insomma, sarò soddisfatto di me stesso, per una volta. Tu mi ricordi me stesso quando ero giovane? Forse questo è dovuto anche dal sangue? Bene. Anche se io ero molto più saggio di te, ovviamente. Ah, c'è un uccellino. Perché cosa? Signor Bear?
come usare il sangue che tu hai fin dalla nascita è una tua scelta. Ah, posso... No, non posso muovermi. E quindi? Cioè, noi sappiamo che Bear è un Danfir, quindi è nato da un umano e da un vampiro. Forse era questo che intendeva Mr. D. Devo cercare Angie. Ok, andiamo.